percorso comunque impegnativo, si parla infatti di 31 km. Esattamente, negli anni la gara sarà sempre svolta sul percorso di 31 km, 2600 metri di dislivello, e quest'anno, essendo prova unica di prova del campionato mondiale, abbiamo comunque deciso di lasciare la possibilità di fare una gara open, che partirà un momentino dopo alla gara, diciamo, blu della giornata, e darà modo anche a coloro che dovranno comunque misurarsi su questo percorso a distanza con i veri campioni, che sono coloro che appunto inizieranno le medaglie mondiali, di poter comunque essere presenti e essere di contorno, sì, ma direi anche proprio di riempimento per quello che è la nostra giornata di questa gara. Importante anche l'ausilio dei tanti volontari coinvolti. Assolutamente sì, come tutti gli anni abbiamo la fortuna di poter collaborare con diversi enti, che non citerei per non tralasciare qualcuno che poi diventa brutto, nello stesso tempo sicuramente tantissimi volontari, tantissimi enti presenti, che ci daranno sicuramente di nuovo una carica in più e una mano per far sì che tutto si svolga nel meglio. Un focus invece su quanto riguarda le iscrizioni. Le iscrizioni quest'anno comunque vengono sempre effettuate tramite Eurosport, sono iscrizioni che hanno un costo di 25 euro su entrambe le gare, e c'è la possibilità di iscriversi anche al momento della domenica mattina in un certo orario, che chiaramente la partenza è presto, con una maggiorazione di 10 euro. E, le iscrizioni siamo a buon punto, direi che comunque ci sono già notevoli nomi anche di un certo livello che hanno comunque garantito la presenza. Perché 30 infatti sono le nazioni coinvolte. Bravissimo, come aveva già anticipato prima Alessandro, siamo a un numero di una trentina di nazioni presenti, e teniamo presenti che alcune nazioni hanno addirittura fatto delle selezioni per far sì di mandare comunque delle persone di un certo livello.